Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati in un nuovo video delle repliche, diciamo repliche da collezione che io amo tanto. Oggi torniamo a parlare di Harry Potter e lo facciamo alla grandissima perché andremo ad aprire il baule con le palle del Quidditch. Ragazzi, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo bacione all'insù e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio il link per poter acquistare questo oggetto. Quindi, se vi piace e lo volete prendere, lo trovate qui sotto. Ultima cosa, vi ricordo che invece qui sopra in scheda vi lascio la playlist degli oggetti e delle repliche da collezione che abbiamo fatto finora. Bene, andiamo a vedere questo baule. Allora ragazzi, eccoci qui, pacco arrivato proprio questa mattina, andiamolo ad aprire insieme. Vediamo un po' che cosa c'è all'interno, eccolo qua il nostro baule. Allora iniziamo ragazzi, cerchiamo di fare un'analisi insieme di tutto quanto l'oggetto, quindi come è fatta la scatola, come è fatto il suo interno, cerchiamo di fare una bella analisi. Allora, vi devo dire, così d'impatto, la prima cosa che vedo è questo lucchetto della scatola che non mi piace molto, perché come potete vedere, ragazzi, veramente plastica un po' spartana, insomma, si vede che è proprio plastica bruttina, che diciamo un po' contrasta, no? Questo dovrebbe essere un baule di legno antico, questo lucchetto, insomma, un po' così. Allora, il baule ovviamente non è legno, credo che sia plastica rivestita con della carta. Qui abbiamo scritto Harry Potter Collectible Quidditch Set with Poster. Poi andiamo a vedere anche il poster. Qui dietro abbiamo il logo delle quattro case, quindi abbiamo Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpe Verde. Di qua è uguale, quindi come potete vedere ragazzi, vedete qui ci sono questi viti, insomma in realtà sono finte, sono solo disegnate, mentre invece queste due sono vere. Allora andiamo ad aprire, qui immagino che bisogna premere il pulsante, eccolo qua, e andiamo a vedere l'interno. Allora ragazzi, ci tengo innanzitutto a dirvi che non è una replica 1-1, ovviamente qui parliamo di palline molto più piccole, quindi diciamo sono in scala e appunto è una scatola da collezione, quindi non è una replica 1-1. Allora andiamo a togliere la plastica. Allora, che vi devo dire ragazzi, il boccino d'oro, che è la prima cosa che ho guardato appena ho aperto, vi devo dire che è veramente bruttino, perché, allora, innanzitutto è incollato e non si può togliere, ma la cosa che lo rende bruttino è il fatto che si vede, come potete vedere, la base che è appiccicata, quindi si capisce che non è una sfera, ma in realtà è una sorta di punta, non so come definirla. Comunque è appiccicato, lo vedete la base, e quindi insomma si nota. Peraltro anche la carta è rialzata nella parte in cui la base del boccino è attaccato, e quindi insomma l'effetto è veramente bruttino. Qua abbiamo anche questi disegni con, immagino, le case, cioè le squadre di Quidditch. Anche questo credo che voglia ricordare un po' la pittura, quindi sembrano pitturati, la qualità non è un granché, però insomma, vabbè, non credo sia questo un grave problema. Allora, iniziamo andando a guardare la pluffa, che come potete vedere, a differenza del boccino, invece si può estrarre. Allora, il logo così così, perché vedete non si vede proprio benissimo, però insomma dai, c'è. E la colorazione e la scultura in generale non è male, perché come potete vedere la pluffa è molto piena di dettagli ed è colorata molto bene, perché comunque ha questo rosso e nero che vanno a simulare una sorta di cuoio, se vogliamo così dire, quindi come più o meno una palla da rugby, insomma diciamo il materiale sembra quello. È di plastica molto dura e dai, questa non è male male, è abbastanza carina. Poi abbiamo i due bolidi. Allora, eccolo qua. Anche il bolide si può estrarre. Questo mi ricorda quasi un pianeta. Non so se avete visto i modellini dei pianeti. Sembra un pianeta. E anche questo, diciamo, è dello stesso materiale. Quindi questa plastica molto dura o resina, non so cosa sia. E anche questo scolpito, dai, diciamo bene. Colorato anche questo abbastanza bene, con questo marroncino, con queste sfumature nere. Quindi anche lui carino. Quest'altro bolide immagino sia uguale, peraltro non esce, quindi questo sembra incollato. Allora io intanto vado a tirare su, così vediamo se c'è il poster sotto, parlava di un poster. Allora, comunque sì, raga, questo è incollato. Allora, eccolo qua,
Eccola qua, quindi vabbè, ovviamente l'abbiamo già visto, i due bolidi sono identici, carino, carino. Poi andiamo a vedere il poster, ci parlava di un poster, vediamo un po', estendiamo la scatola. Allora, questo immagino che sia appunto un'immagine di Harry che gioca a Quidditch, immagino. Allora, vediamo un po', Harry Potter, Quidditch, con il logo di Hogwarts, e qua su, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo là, c'è Harry a bordo della sua Nimbus 2000, mi sembra, da qui, sì, credo proprio di sì. Ah, diciamo che pure il poster, insomma, non è che sia proprio questo granché. Allora, quindi, andiamo a riguardare tutto quanto il set, io lo rimetto all'interno e eccolo qui. Allora ragazzi, facciamo diciamo un resoconto, una revisione finale. Diciamo, è un oggettino carino, perché posso dirvi che non è male, e io personalmente preferisco le repliche 1-1, quelle che proprio vanno a copiare esattamente come è quello nel come è stato girato il film, quindi insomma grandezza naturale. È un oggettino che secondo me agli amanti di Harry Potter, come me, può sicuramente piacere, perché fondamentalmente è carino, si può appoggiare su un mobile, su una mensola o magari su una vetrina a tema Harry Potter, devo dire che non fa una brutta figura, però insomma non è neanche straordinario, cioè insomma sicuramente potevano fare un po' meglio, soprattutto col boccino d'oro che, come abbiamo detto fin dall'inizio, guardate un po', risulta veramente bruttino, devo dire il boccino d'oro è bruttino. È vero pure che comunque, ecco, da distanza lo appoggi così su una mensola, insomma, non è neanche... non si nota, ecco, così tanto. Se ci si avvicina, invece, insomma, risulta un po' più bruttino, ecco. Sicuramente la palla più bella è la pluffa, che devo dirvi è abbastanza carina. Quindi, insomma, come detto, trovate il link qui sotto. È un'idea regalo buona, il prezzo si aggira intorno sui 18 euro se non sbaglio, quindi è un'idea regalo che ai fan di Harry Potter può sicuramente piacere. Se invece cercate qualcosa di qualità maggiore, di più raffinato, insomma, credo che questo non faccia per voi. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollicione gigantissimo. Qui guardate la bluffa quanto è carina. Qui da Vizio e dal baule del Quidditch è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!